penso che in questa sede anche storica si possa in ogni caso apprezzare meglio l'antiquariato, si sposi bene con l'ambientazione. A via Cortona la 57esima edizione di Cortona Antiquaria, uno degli eventi storici italiani dedicati all'antiquariato. Sono ben 29 gli espositori che presentano oggetti di grande valore e fascino. Questa è una mostra che oramai ha 57 anni, ha un pubblico affezionato di visitatori. Purtroppo il periodo, la crisi del settore dell'antiquariato negli anni passati si è fatto sentire. È già da un anno o due in una fase un po' di miglioramento, e quindi tutti e 30 antiquari che sono presenti a Cortona si sono sforzati di portare il meglio delle loro cose proprio per cercare di invogliare i visitatori a fare anche degli acquisti, perché noi poi alla fine campiamo di questo lavoro. È una mostra molto interessante, molto longeva, che ha resistito, come dico sempre io, a crisi molto pesanti. Tuttavia gli organizzatori di questa mostra sono stati bravi a mantenerla sempre nella retta via. E quest'anno abbiamo l'onore di ospitare anche una collaterale che riguarda appunto le ceramiche di Catrosse. Per noi è molto interessante perché si parla ancora una volta di territorio, quindi territorio cortonese. Le ceramiche di Catrosse saranno protagoniste di una collaterale che testimonia la produttività cortonese del Settecento. Sono stati prestati dalle famiglie di Cortona, in particolare di questa mostra che noi abbiamo esposto e ritrovato. Nelle soffitte abbiamo ritrovato un migliaio circa di calchi in gesso che servivano all'epoca per fare questa manifattura, queste ceramiche.